Oggi parleremo del gruppo di lavoro e di come questo sia fondamentale all'interno di qualsiasi struttura, associazione, istituzione, organizzazione che lavori con le persone. Il gruppo è qualcosa a cui non si fa di solito a livello professionale una grande attenzione, è stato più studiato dalla psicologia sociale, ma al contrario è veramente uno strumento fondamentale nei processi di inclusione. Tenerne conto e utilizzarlo come risorsa diventa uno degli scopi fondamentali di chi lavora in ambito sociale e con la marginalità. Con l'intercultura e con tutte le situazioni in cui è necessario creare dei contesti di inclusione. C'è un altro piano importante da considerare ed è che tutti noi che lavoriamo nelle relazioni di aiuto facciamo parte di gruppi a nostra volta, quindi sapere lavorare in gruppo non è qualcosa che riguarda soltanto i destinatari del nostro lavoro, ma riguarda in primis noi stessi come persone che fanno parte di un gruppo di lavoro e che dovrebbero essere in grado di interagire tra loro e di costruire insieme dei progetti da realizzare. La cornice teorica del gruppo ha, come dicevo, le radici nella psicologia sociale, ma anche nella psicanalisi. Il primo a parlare di gruppo è stato Freud nel 1921 con un famoso libro che si chiama Psicologia delle masse, analisi dell'io, dove cominciava ad individuare il fatto che il gruppo si comporta. Non è dato dalla somma dei suoi componenti, ma si comporta come un individuo unico e ha delle sue dinamiche proprie. Dopo Freud, uno dei più importanti psicologi che ha proprio, diciamo, fondato la psicologia sociale, è stato Kurt Lewin, che negli anni 30 del Novecento ha proprio cominciato ad analizzare come si comportano i gruppi all'interno dei contesti sociali. Allora, cominciamo dicendo inizialmente, come dicevamo, che la somma di più persone non è un gruppo. Il gruppo, dice Levin, è più della somma delle parti, è un'entità olistica dove tutte le parti sono in relazione tra loro e che ha, è come se fosse, si parla di mente di gruppo, o di campo relazionale. Questo è importante perché nel pensiero comune si pensa vado in pizzeria con un gruppo di amici, no? Ma quello non è un gruppo, è un momento in cui una serie di persone che condividono il piacere di mangiare una pizza o che si conoscono per altri motivi si incontra per fare qualcosa. Il gruppo, quindi, si deduce da questo che ha bisogno di una stabilità nel tempo. Ci sono gruppi di tipo diverso, ci sono gruppi che si formano in relazione a situazioni particolari, per esempio una band musicale oppure un gruppo classe. Io quello che vorrei approfondire oggi è proprio invece la dimensione del gruppo di lavoro. Che cos'è un gruppo di lavoro? Non è un semplice gruppo. Un gruppo è un insieme di persone che hanno delle relazioni di interdipendenza in qualche modo, ma non necessariamente degli obiettivi comuni. Il gruppo di lavoro è un insieme di persone, si dice in integrazione, cioè significa che si incontrano e si integrano per portare avanti degli obiettivi comuni e condivisi attraverso un compito. Ritorniamo al fatto che il gruppo è importante rispetto alle persone con cui lavoriamo. Permettere alle persone di lavorare in gruppo permette anche di cogliere come la realtà sia fatta, sia costituita da una ricchezza incredibile e da
una serie di relazioni interdipendenti. Quindi permette di uscire fuori dal proprio punto di vista e di accogliere la diversità come ricchezza se si fa un'esperienza insieme e si realizza qualcosa insieme. Quindi in un processo di inclusione, in un processo di accoglienza delle diversità, permettere alle persone di fare un'esperienza di gruppo è sicuramente qualcosa che ha degli effetti a lungo termine, nei termini di un apprendimento significativo sul piano relazionale e sociale. Come ho detto, mi sembra importante tenere presente questa doppia dimensione, quella di noi come facenti parte di un gruppo e di noi come conduttori di gruppo. Adesso io parlerò di entrambe perché quello che sto per dire riguarda sia noi, le persone come membri di gruppo, sia le persone come conduttori di gruppo. Riguarda sia i destinatari del nostro lavoro, sia noi come facente parte di un team all'interno di un'organizzazione. Allora, volevo leggere una definizione che dà un esperto di gruppo italiano che si chiama Piero Quaglino. Dice: il gruppo è una pluralità in interazione con legami che ne determinano l'emergenza psicologica. Significa che tra le persone circolano anche delle relazioni che sono di tipo emotivo ed affettivo. Il gruppo unisce i bisogni individuali, che sono detti membership, cioè quando noi siamo membri di un gruppo, e i bisogni di gruppo, che sono la groupship, cioè quindi il bisogno del gruppo. Il gruppo di lavoro, nello specifico però, è una pluralità in integrazione, cioè è un sistema che tende ad armonizzare le disuguaglianze e quindi è più della somma delle sue parti, è centrato su un compito, è centrato sul fatto che i suoi membri condividono degli obiettivi. In questo senso un gruppo di lavoro è un piccolo gruppo, al massimo di 12 persone, perché queste persone devono essere tutte in grado, abbiamo detto armonizzare le differenze, quindi devono essere tutte in grado di partecipare attivamente alla realizzazione del compito che si sono preposte. Allora, che tipo di problemi vengono fuori però da un gruppo? Di solito quando si parla di gruppo si pensa: ah, ci si sente meno soli, si sta in gruppo, si riesce a lavorare meglio, ci si sente più confortati. Bene, questo è legato più che altro a un senso comune. È vero che ci si sente più confortati, ma il gruppo di lavoro crea una situazione di conflitto. Crea una situazione di conflitto tra il soggetto è il gruppo, abbiamo detto membership e groupship. Quando io lavoro con gli altri devo rinunciare a qualcosa di me. E quindi ho delle ansie si dice, di depersonalizzazione, cioè devo rinunciare a qualcosa di me per accogliere qualcosa degli altri. E questo può essere vissuto come ansiogeno. In ogni gruppo di lavoro esiste sempre un piano razionale, che è quello che è legato al compito. Per esempio, noi dobbiamo realizzare un determinato progetto in un determinato tempo, e c'è invece un piano che è un piano emotivo. Questo piano emotivo, affettivo, è un piano irrazionale, di cui i membri del gruppo spesso non sono consapevoli e che può creare delle grosse difficoltà al funzionamento del gruppo di lavoro. Di fronte alla realizzazione di un compito e quindi alla realizzazione di qualcosa che appartiene a tutti quanti insieme, il gruppo può difendersi. Può difendersi perché appunto prevale il piano emotivo, il piano ansiogeno, il piano di ansia anche legata alla realizzazione di un prodotto, qualsiasi ansia creativa che
ogni singolo individuo ha quando deve fare un prodotto viene amplificata enormemente in una dimensione di gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro può andare in stallo, cioè può smettere di funzionare, di pensare come gruppo, ricorrendo a dei meccanismi di difesa inconsci che Bion nel 1970, stiamo parlando della fine degli anni 60, i primi anni 70, era uno psicoanalista inglese di gruppo, che lavorava alla Tavistock Clinic e che è stato proprio uno dei padri della riflessione sul gruppo di lavoro e poi su quello che ha approfondito moltissimo la psicologia sociale e la teoria delle organizzazioni, dell'apprendimento organizzativo. Bion chiamava questi meccanismi di difesa assunti di base e ne individuava tre. Il primo è l'assunto di base di dipendenza. Pensiamo a un piccolo gruppo di 10-12 persone e c'è un conduttore, di solito qualcuno che ha la leadership, si dice la leadership istituzionale, e le persone per evitare di mettersi in gioco e di appunto perdere, conquistare, entrare in questa situazione dinamica fortemente ansiogena, tendono a dipendere dal capo, a chiedere soluzioni, a dire tu che cosa faresti, dici come si deve fare, eccetera. È chiaro che in questo caso il pensiero di gruppo si va a fare benedire, nel senso che non esiste, c'è un capo e delle persone che dipendono da lui. Questo è un assunto di base. Andiamo dalla parte del capo, di chi coordina. Bisogna stare molto attenti perché di fronte a persone che dipendono da te o da noi, mi metto al centro anche di questa cosa, noi siamo solleticati nel nostro narcisismo, nel senso che tendiamo a dare risposte e a guidare, ma se siamo dei veri conduttori di gruppo e vogliamo che sia il gruppo a pensare e a produrre, dobbiamo imparare a metterci da parte, a individuare quando c'è un assunto di base di dipendenza e a provare a smontarlo. E questo non è facile, ci vuole una grande consapevolezza di quello che sta succedendo. L'altro assunto di base è quello dell'accoppiamento. L'accoppiamento nel senso che nel momento in cui un gruppo è formato da singoli individui e sono interdipendenti e queste relazioni sono molto mobili e dinamiche tra tutti, quando ci sono due membri che si uniscono nel sostenere qualcosa e si spalleggiano e si appoggiano, chiaramente vanno a rompere questa parità, questa rete e diventano una minaccia per il gruppo perché sono tanto più forti. Spesso un gruppo perde ore di tempo perché ci sono degli accoppiamenti doppi, delle contrapposizioni di persone che si uniscono a due per poter essere più forti nei confronti degli altri. Sia chiaro che tutto questo è profondamente, cioè il gioco di parole, però è inconscio, cioè è profondo e non è consapevole. Quindi non c'è qualcuno che lo fa apposta, ma sono delle emergenze dinamiche assolutamente non consapevoli che manifestano una difficoltà del gruppo a funzionare. L'altro assunto di base è chiamato da Bion attacco-fuga. L'attacco-fuga è quando si attacca il compito o si attacca il conduttore. Faccio un esempio molto semplice. Mettiamo che io sto facendo un corso di formazione a degli insegnanti su delle nuove metodologie didattiche che li mettono particolarmente in crisi. Probabilmente io sono stata chiamata come formatrice da quegli insegnanti proprio per attivare un'innovazione didattica. Quindi il piano razionale, la motivazione razionale era condivisa da tutti. Nel momento in cui però delle persone devono rivedere il loro modo di condurre le attività, chiaramente si attiva uno stato di ansia. Il compito è un garante del funzionamento e del pensiero del gruppo di lavoro. È importante sapere che ci sono delle difficoltà e che c'è un piano irrazionale insieme al piano razionale. Ritornare al compito permette di riportare le persone al piano razionale e quindi automaticamente ha una funzione di contenimento.